Buongiorno e benvenuti in questo nuovo outfit, diciamo del mese. In realtà vi faccio vedere gli outfit di una settimana e se vi piace, pensavo di farvelo vedere circa una volta al mese proprio per farvi vedere il cambio delle stagioni e come mi cambio a seconda delle stagioni sulla base dello stesso guardaroba capsula. Come sapete, io da tantissimo tempo ormai creo il mio guardaroba capsula che è sulla base di circa 33 capi per ogni stagione e questo è un outfit veramente base. Oggi devo girare dei video e devo girare dei video da casa con una base abbastanza neutra, come avete visto. Spesso per i video utilizzo una base abbastanza neutra proprio perché mi serve per dar rilievo al concetto che sto trasmettendo, più che magari all'abito o a quello che indosso in quel momento. Giorno dopo giorno amo vestirmi con abiti vintage, eccetera. Abiti vintage, abiti in stile anni 50 e così via, ma appunto per determinati tipi di video preferisco jeans, ballerine e maglietta. Scusate lo specchio sporco, domani cerco di pulirlo. Per domani cerco di pulirlo. Jeans che in realtà non sono jeans, questi sono dei jeggings che ho preso ancora tanti anni fa. Non sono perfetti per la mia figura, però questi sono quelli con cui mi trovo bene al momento. E ballerine. Queste ballerine sono di Melissa, sono in gomma, penso siano, e sono comodissime. Le ho sia rosa, che però si sono rotte, per cui mi sa che dovrò separarmene, che nere, hanno il fiocco dietro e sono davvero comodissime, soprattutto in questa mezza stagione. I jeans non ricordo più dove li ho presi anni fa, tra l'altro. Tra l'altro non sono perfetti per la mia figura e non erano neanche perfetti perché mi stavano larghissimi sopra, perché per chi ha la mia figura del corpo o trova qualcosa che gli va bene sui fianchi o trova qualcosa che gli va bene sulla vita. Infatti mia nonna mi ha messo questi passanti, me li ha accorciati sulla caviglia e mi ha messo i passanti in modo che riesca a stringerli in vita, altrimenti sarebbero troppo corti, sarebbe troppo largo in vita. E ho messo poi la mia maglietta preferita del momento, che è questa t-shirt in cotone organico di Organic Basic, quindi è morbidissima e coccolosissima, ha un bellissimo tessuto, mi piace proprio. Oltre appunto al fatto che sia organic, che sia sostenibile, eccetera, mi piace proprio, ha un tessuto davvero confortevole. Ha le maniche lunghe, siamo a inizio novembre, ma lo stesso in casa, se mi devo muovere, io sto bene così, eventualmente mi metto uno scialle, un poncio, qualcosa a scaldarmi. Dettagli, gli orecchini, questi sono sempre i classici che utilizzo almeno da un annetto. Sono in argento e quarzo rosa e mi piacciono tantissimo per questi outfit molto base, ma ho preso un sacco di altri orecchini nuovi. Dicevo, ho preso un sacco di orecchini nuovi con i regali di compleanno che mi hanno fatto recentemente, per cui vedrete anche quelli prossimamente. Gli occhiali nuovi, vediamo se riuscite a vederli un po' meglio. Sono Tiffany, me lo chiedete in tantissimi. Questo azzurrino qui è proprio azzurro Tiffany, che tra l'altro è uno dei miei colori preferiti, se non si notasse. Tra l'altro mi dice che mi preferisce così, ha un outfit stile vintage perché sembro più moderna, dico boh, può essere, però non è che sono molto moderna così, cioè questo è proprio un tipico outfit ispirato a Marilyn Monroe, si vestiva tantissimo così nonostante i fianchi larghi, anche Audrey Hepburn, cioè non ha minimamente la mia forma del corpo, ma è assolutamente questo un outfit tipico vintage, cioè mi vengono in mente tantissime star iconiche degli anni 50 che si vestivano proprio con pantaloni a sigaretta, potenzialmente anche al malleolo, quindi tipo capri, perché secondo me i capri sono lì proprio tagliati al malleolo, non più su, che schifo questo specchio, ballerine e
maglietta basic, per cui per me sinceramente non c'è nient'altro di più vintage che questo tipo di outfit, perché quando indosso i pantaloni l'outfit appunto è questo. Quindi io comunque mi sento vestita vintage anche in questo modo, e la caratteristica tipica sono gli occhiali e la manicure. Queste mani io le adoro. Questo è un rosso che veramente è il mio rosso preferito per le unghie e si chiama Must Have Red. Lo adoro. Bene, davvero per oggi è tutto e ci vediamo domani. E di nuovo buongiorno da questo buissimo angolo di casa mia. Purtroppo nelle giornate buie quest'angolo è particolarmente buio. Non ho altri specchi a tutti. Figura da sfruttare nel resto della casa, per cui ce la facciamo andare bene così. Chissà se in casa nuova riuscirò ad avere un angolo. Vi mostro l'outfit con un po' di luce. Allora, questa maglietta è nuovissima, è parte del regalo di compleanno che mi ha fatto mia suocera. N non l'ha scelto lei, no, sì, mi conosce bene, ma non così tanto bene. E lei mi ha detto: prenditi quello che vuoi da Top Vintage. E così ho fatto. E come vedete è una maglietta semplicissima, verde, con lo scollo a V come sta particolarmente bene a me, tagliata qui sotto molto sagomata e mi piace un sacco questo verde, e è abbinata con questi orecchini, non so se li avessi già ieri, sto perdendo il conto degli accessori, no, questi non ve li avevo forse ancora mostrati, questi orecchini che mi piacciono un sacco e basta, sì, sono finti e super bigiotteria, ma vengono anche questi da Top Vintage. No, non sono sponsorizzata a Top Vintage. Magari. E la gonna invece viene da Collective, l'avevo presa ancora lo scorso anno. L'ho messa perché c'è questo dettaglio verde che secondo me potrebbe riprendere i dettagli verdi che ho oggi. Non so se stia benissimo. Però mi piace e sinceramente non ho ben idea di come abbinare questa maglietta, altrimenti, cioè nero e verde mi piacciono molto. Tra l'altro l'ho abbinata con il mio braccialetto di Giada, che mi piace tantissimo, purtroppo ho rotto l'altro, giusto settimana scorsa, era uno così, uno verde e uno bianco e sono dispiaciutissima, ma vabbè, fatevene andare bene così. Oggi è sabato perché oggi sono in sabatte, come dice sole, ovvero ciabatte per i comuni mortali. E bene, l'outfit è questo: semplicissimo, molto basic, molto vintage, molto anni 50. E so che a tanti di voi magari non piacciono queste gonne molto arricciate, forse perché mi allargano di più qua, ma col fatto che mi stringe bene in vita, magari potrei mettere una cinturina rossa. Beh, adesso sono le 3:30 del pomeriggio, mettere una cinturina a questo punto ha molto senso. Beh, sì, ha senso perché dopo dobbiamo andare via. Per cui stamattina sono rimasta a casa, vediamo come sta la cinturina. Vediamo insieme. Forse sì. Tra l'altro, oggi pomeriggio dovremo andare in cantiere e per cui direi che è l'outfit perfetto da cantiere. Bravo Vale! E non ho scarpe da cantiere, si è messo agli atti. Va bene, e non importa, andiamo in cantiere lo stesso. E da questa giornata così buia, io direi che vi saluto e ci vediamo domani. E buon mercoledì! Oggi ho la stessa maglia di ieri perché mi piace un sacco e gli stessi orecchini perché secondo me sono perfettamente abbinati. Questa acconciatura un po' da sciura perché ho fatto il nodo ai capelli. Mi piace particolarmente il raccolto con gli orecchini con gli orecchini pendenti. E ho cambiato però la gonna. Allora, quella di ieri era più arricciata, quindi potenzialmente più infagottante, però questa è più chiara. Non so, nel complesso a me piacciono molto entrambi gli outfit, forse stare meglio con le calze chiare, ma io non riesco a portare le calze chiare soprattutto perché inizia a fare freddo. Ah, oggi è arrivata questa novità qui, le babbucce nuove, mi sono presa delle ciabatte nuove perché avevo delle ciabatte troppo ciabatte e avevo proprio voglia di babbucce. Queste, vediamo se senza
uccidermi, riesco a farvi vedere. Questa è una la superficie antiscivolo in modo che non cado dalle scale. E questo pompon che non riesco a mettere bene a fuoco, è nero su nero, non si vede bene. E questo pompon veramente bellissimo, sono sofficiosissime. E queste sono della Grunland, le ho prese su Amazon e sono arrivate prestissimo, cioè tipo in un paio di giorni. Solito poncho di mia suocera, oggi ho messo però il rossetto rosso. Ho fatto una live, mi sono truccata da poco, adesso sono sempre retta, sto per andare a prendere sole, infatti è già buio pesto. C'è molto scuro, è grigio oggi, è così. E quindi acconciatura da matrona, trucco da matrona, outfit da nonna. E oggi va così. Ma sapete quanto a me piace appunto vestirmi, sì, magliette e gonna. Secondo me era proprio un tipico, aspetta che ve lo spoglio, era proprio un tipico ensemble anni 50, la gonna con il pullover inserito dentro, è proprio un outfit tipico anni 50 e a me piace un sacco, mi piace un sacco riprodurlo. Adesso mi serviranno dei maglioncini un po' più pesanti per l'inverno, ma per ora si sta da Dio così e col poncho. Perfetto. Bene, vado che mi aspetta la princess e noi ci vediamo domani col prossimo outfit. Ed eccoci a giovedì. Oggi, giovedì, ho messo il mio, come si chiama? Il mio vestito preferito, questo tartan che piace tantissimo anche a voi. E me ne sono anche presa uno per il compleanno in rosso, visto che mi piace tantissimo e amo il rosso. Oggi ho fatto un po' di lavoro al computer, ma poi mi sono passata in cucina, quindi ho sistemato la cucina con il grembiule su. Volevo farvelo vedere perché mi piace tantissimo, è comodissimo e ripara molto bene i vestiti perché arriva fin dietro, è tutto arricciato e boh, mi piace molto. Ha le tasche, qui in tasca troviamo una Peppa Pig che dovevo portare su, il braccialetto in giada che avevo rimosso e adesso sono andata a rimettere, e poi qui in tasca di solito tengo il telefono perché di solito faccio partire il playlist. Tutto qua. Le mie babbucce preferite, ormai davvero comodissime, e oggi vi saluto così perché vado a prendere sole, vado da mia mamma con lei che abbiamo un po' di cosine da fare. Quindi ciao! Ed eccoci a venerdì. Oggi piove, non sembra, ho acceso tutti i fari possibili, immaginabili e inimmaginabili per dare una parvenza di luce, ma è buissimo. E ho messo. È un drago. E c'è anche sole a casa! Con un drago, è un drago quello. È paurosissimo quel drago. Oggi. Sputa fuoco. No, non sputa fuoco, ok. L'outfit di oggi prevede questo maglioncino, me l'aveva regalato Francesco ancora tantissimi anni fa ed è stato il mio primo acquisto da un brand. Da un brand che fa abiti vintage, nello specifico Hellbunny. Questi invece sono dei pantaloni leggings che ho preso da poco su Amazon. Sono di Auric, è un brand che si occupa di cose sportive, ma io non li utilizzerei mai per fare sport perché sono caldissimi. Infatti li ho presi per stare in casa. Sono in questo materiale vellutoso, sembrano proprio di velluto. Sono morbidissimi, è vero? E caldissimi. Le babbucce ormai sono le mie preferite, penso che porterò sempre queste in casa e le trovo perfettamente abbinate con questo look molto casalinga. E visto che sono in modalità Cinderella, Cenerentola o come si chiama, questo è il mio fiocco. No, non si mette a fuoco. In un qualche modo riesco a farvi vedere il mio fiocco dietro. No, non riesco a farvelo vedere. Sole, mi inquadri il mio fiocco dietro? La fai tu questa ripresa? Vediamo se riusciamo. Come si manda? Aspetta, 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 aspetta. Ai, 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 ai. Ecco, così. Vai.
Dopo ti faccio vedere il video che hai fatto tu. No, inquadratura. Si vede il fiocco? Sì. Ok. A posto. È un fiocco in raso. E si abbina perfettamente alla maglietta e agli occhiali. Questo fa parte di una serie di fiocchi che ho preso recentemente, sempre su Amazon, proprio per dare un qualcosa in più alle mie acconciature. Questo mi sta molto da vintage, mi piace un sacco. La coda è una cosa che io ho portato sempre, io è l'acconciatura che mi piace di più, mi sa più da ordinato, poi con i capelli tirati su un pochino così, ma il fiocco direi che la completa perfettamente. Questi sono stati gli outfit della settimana, spero che vi siano piaciuti, spero almeno di avervi tenuto un po' di compagnia. E lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuto e se volete approfondire a tema guardaroba e guardaroba facile, io ed Anna Venere abbiamo creato un corso proprio chiamato Guardaroba Facile, quindi per vestirsi e creare outfit come questi in modo semplice e facile. Se volete saperne di più vi lascio il link nell'info box. Per oggi davvero è tutto, io vi mando un bacio e alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.